Buongiorno a tutti, io sono Paolo Pezzino, sono il presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che è il capofila della rete di circa 70 istituti storici della resistenza e dell'età contemporanea, sparsi, su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa di questa mattina è nell'ambito in occasione del giorno del ricordo 2022. Il giorno del ricordo è una delle ricorrenze del calendario civile che la rete degli istituti ha fatto propria insieme al giorno della memoria, al 25 aprile, al 2 giugno, nonostante che ogni anno in occasione di questa giornata siano ricorrenti interpretazioni politiche e pulsioni politiche che niente hanno a che vedere con una onesta ricostruzione di quello che è avvenuto e anche col ricordo e la condivisione dei dolori e delle sofferenze che i nostri connazionali allora dovettero subire, ma che sono viceversa posizioni motivate da gruppi, partiti politici che riproducono un nazionalismo estremo, uno sciovinismo che non fa bene né alla storia, ma neanche alla memoria dei profughi. La rete degli istituti invece si muove lungo un crinale che è quello di ascoltare le memorie di tutti, ma di metterle poi a confronto con quelli che sono gli avvenimenti storici. Avvenimenti storici che sono molto complessi, perché la storia di quello che per noi è il confine orientale, ma per altri è il confine occidentale, è una storia che parte da lontano, la storia di violenza. Parte da lontano, parte perlomeno dalla fine del XIX secolo, quando le pulsioni nazionali all'interno di quello che era l'impero multinazionale austriaco, austro-ungarico prima, austriaco e ungherese dopo, si svilupparono in senso di nazionalismo acceso e i nazionalismi entrarono in contrasto gli uni con gli altri. E noi siamo convinti che questa storia e anche la storia delle foibe, dell'esodo fiumano, istriano, dalmata, non possa essere compreso se non venga inserito in questa storia di più lungo periodo. Proprio per questo mi sembra che l'occasione migliore quest'anno per ricordare il giorno del ricordo, per commemorare il giorno del ricordo, sia presentare una mostra che l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Friuli Venezia Giulia, l'Istituto di Trieste, ha appena pubblicato sul proprio sito, è stata presentata ufficialmente a Trieste il 5 di febbraio, quindi qualche giorno fa. Ed è una mostra che si chiama Il confine più lungo dai conflitti alla riconciliazione sulla frontiera adriatica. È l'evoluzione di una vecchia mostra che era stata presentata circa 10 anni fa a Rimini, ma è qualcosa di completamente rinnovato rispetto a quella mostra. L'Istituto di Trieste è da sempre in prima fila nella ricerca storiografica e anche nello studio sulle memorie di questo confine così lungo e così travagliato. Solo a parte le numerosissime pubblicazioni che negli ultimi 20-25 anni l'Istituto ha prodotto con i suoi validissimi ricercatori, ricordo il vademecum
per il giorno del ricordo che l'Istituto ha pubblicato in ben due edizioni e che è disponibile sul sito dell'Istituto, e l'anno scorso la mostra Ferro e Fuoco relativa all'occupazione italiana di alcune zone della Jugoslavia. Questa mostra quindi rappresenta la prosecuzione di un impegno costante dell'Istituto che, posso dire senza timore di essere smentita, ha rappresentato uno dei centri più importanti dell'elaborazione storiografica su queste tematiche a livello nazionale e internazionale. Quindi abbiamo pensato, essendo una mostra virtuale, abbiamo pensato a una visita guidata virtuale a questa mostra. Per saperne di più sulla mostra, do ora la parola a Mauro Gialluz, che è il presidente dell'Istituto regionale. Arriva. Buongiorno. Qualche dato sulla mostra. La mostra è stata realizzata dall'Istituto Parri assieme all'Istituto della Resistenza dell'Età Contemporanea del Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Hanno collaborato anche la sezione di Storia e Etnografia della Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste, la Società di Studi Fiumani di Roma, l'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste e l'Istituto per gli Incontri Mitteleuropei di Gorizia. La mostra ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero della Cultura a testimonianza del valore e del rigore con cui è stata realizzata. La mostra ricostruisce in maniera rigorosa la complessa e travagliata storia delle terre dell'Adriatico orientale nel corso dell'Ottocento e Novecento. Queste terre hanno visto l'incontro del mondo latino, slavo, germanico, terre di incontro e collaborazione, ma anche di antiche conflittualità che nel Novecento sono sfociate in scontri drammatici, lacerazioni e memorie a lungo contrapposte. La mostra traccia il lungo percorso, illustrando ragioni e drammatiche conseguenze dei conflitti, ma illustra anche le tappe del percorso di riconciliazione, di rispetto delle rispettive memorie, iniziato col concerto dei tre presidenti a Trieste nel 2010 e concluso l'altro anno con l'abbraccio tra il presidente Mattarella e il presidente Pacor sulla foiba di Basovizza, sul monumento dei fucilati di Opicina e la restituzione alla comunità slovena del Naro de Don incendiato dai fascisti nel 1921. La mostra è curata dal professor Pupo e dagli storici Todero e Cioc. Consente diverse modalità di fruizione e di approfondimento, come di seguito verrà illustrato dalla dottoressa Boscarò. Si tratta di un lavoro che utilizza, lo diceva bene Pezzino, studi e ricerche su queste tematiche svolte dall'Istituto nei suoi 70 anni di storia da lontano 1953. Mi preme sottolineare in conclusione che l'Istituto della Resistenza di Trieste, ben prima che venisse istituito con legge del 2004 il giorno del ricordo, quando per complesse ragioni di convenienza politica nazionale ed internazionale non si parlava di esodo, non si parlava di foibe, l'Istituto ha prodotto ricerche, studi, divulgazione
di quelle drammatiche vicende, sempre cercando di non seguire quelle che erano le indicazioni della politica, né negazionista né elogiativa di alcune drammatiche vicende.